Salve carissimi fratelli e sorelle, domenica prossima 21 gennaio 2024 sarà la terza domenica del tempo ordinario anno B, il Vangelo tratto da Marco capitolo 1 versetti dal 14 al 20. Sarà la domenica della parola di Dio. Gesù ha una visione molto forte, bella ed importante del momento che sta vivendo. Infatti, subito dopo l'arresto di Giovanni il Battista, non decide di nascondersi, quanto piuttosto si rende conto che è arrivato il momento di annunciare una buona notizia. Perché è vero, il messaggio di Gesù è vero, il cristianesimo stesso è essenzialmente una buona notizia che viene annunciata. Le notizie buone sembra che abbiano poco appeal, sembra che riempiano una parte molto piccola dei nostri telegiornali, sembra che non stuzzichino la nostra curiosità, sembrano essere poco popolari o poco evidenti. La buona notizia che porta Gesù però è diversa, è più grande e corrisponde più profondamente al cuore dell'uomo, anche se noi non ci rendiamo conto di quanto è importante, di quanto è fondamentale per noi, eppure è la notizia di cui ha bisogno ogni persona. Perché Gesù parla di un tempo compiuto e di un regno di Dio che è vicino. Il tempo, molto spesso vissuto come maledizione, spesso vissuto senza senso, spesso vissuto nel vuoto, con la difficoltà di comprendere come riempirlo, spesso vissuto come ripetizione delle stesse cose. Ebbene, Gesù dice che è arrivato il momento è oggi, lui vuole incontrare te, anche attraverso l'annuncio di questa sua parola, vuole entrare in relazione con te, vuole rendere il tuo oggi il giorno più bello e più importante della tua vita, più pieno e più santo, più illuminato, perché ricco del senso che viene portato da questo incontro con Gesù. Quando è il giorno in cui io potrò fare qualcosa di buono? È oggi. Quando è il giorno in cui mi potrò sentire amato? È oggi. È quest'oggi in cui il Signore viene a te. Perché il Signore viene a portare un regno. Perché Dio vuole regnare nel tuo cuore, nella tua vita, nel tuo modo di vedere le cose, nelle tue scelte, nel tuo modo di rapportarti con gli altri. Che si veda che per primo viene Dio. Che c'è un potere più grande, il potere dell'amore infinito di Dio. È questo il vero regno, il regno che è eterno. Tutto il resto passa, tutti gli altri movimenti, popoli e di priorità, viene dopo, è tutto molto fragile e precario. L'amore di Dio rimane per sempre. E allora, se è vero che c'è una buona notizia, se è vero che è questo il momento, se è vero che è quello di Dio, il vero regno, allora cosa rimane da fare? Rimane da affidarsi a Lui e di cambiare mentalità. Non siamo noi il centro del mondo, ma il centro è Cristo che cambia la nostra vita. Non siamo noi ad aver dato più di quanto abbiamo ricevuto, ma siamo noi ad aver ricevuto più di quello che diamo. Non siamo noi che conosciamo qual è la nostra felicità, ma lo sa molto meglio Dio. Vale la pena cambiare completamente la nostra mentalità, accettare che ci può essere un senso, una bellezza anche nelle situazioni in cui apparentemente non ce n'è. Serve questa conversione di aprire il cuore a quello che il Signore ci vuole donare, a quello che ci vuole dire nei nostri momenti belli e nei nostri momenti difficili. Ebbene, questa parola, questa buona notizia, questa voce che chiama è una voce che trasforma tutta la vita, è una voce che non è come tutte le altre. Ed è per questo che grazie a questa presenza di Gesù la vita può cambiare. Se noi apriamo veramente il cuore alla voce del Signore, alla sua parola, troveremo tante cose che stiamo cercando, ma le troveremo in una forma più vera e più profonda, più giusta e più santa. Il Signore passa e fa una promessa: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Anche oggi a noi il Signore dona la sua parola, anche oggi a noi fa presente che la nostra vita può essere qualcosa di più grande di quello che noi stiamo pensando, dell'orizzonte entro il quale lo abbiamo rinchiusa. Ecco, Lui ci schiude un orizzonte, una bellezza più grande, la nostra vita insieme con Lui. È Lui che trasforma noi in una realtà nuova, e questa realtà nuova ci parla non solo della preoccupazione per noi stessi, ma ci apre una relazione più bella, più grande, l'amore di Dio, l'amore del prossimo.
E allora, di fronte a una chiamata così bella, così grande, che risponde così profondamente alla nostra felicità, in una forma che nella quale neanche noi sappiamo ben renderci conto, ecco, allora, se questo è vero, vale la pena lasciare tutto, vale la pena seguirlo. I beni e gli affetti vengono in secondo ordine. Noi troviamo il senso dei nostri beni e dei nostri affetti alla luce di quella luce che ci dona il Signore Gesù. Perché se Dio è amore infinito e questo amore viene a te, se è vero che la vita è piena dei doni di Dio, della sua presenza, se è vero che nel mio oggi posso incontrare il senso, la bellezza e la verità, allora vale la pena seguire questa voce. Allora vale la pena anche lasciare tutto per un Dio, a un Dio così grande che ci fa dei doni così grandi, che ci mette davanti una prospettiva di una vita così bella in cui siamo riconosciuti davvero come preziosi, in cui siamo infinitamente amati, in cui non è vero che siamo inutili ma siamo coinvolti in questo movimento grande della missione di Gesù. Bene, allora ascoltiamo questa voce. Allora vale la pena lasciarsi sconvolgere da un Dio così grande, che se ci ha perdonato ed amato così tanto, voluto, desiderato e curato con tutta questa pazienza e con tutta questa costanza, che dirgli se non eccomi, ecco la mia disponibilità. Signore, tu quello che pensi per me sarà la vera felicità. Tu davvero sei la mia speranza anche nei momenti più bui. Tu davvero sai fare le mie gioie più grandi, più durature, più vere e più consistenti. Voglio te perché tu mi hai chiamato. Voglio te perché sei tu il primo che mi hai voluto con te. Grazie, Signore. Ci vediamo presto.